Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video estivo. Ovviamente ringrazio subitissimo, prima che mi dimentico, gli amici dell'Apexel che mi hanno fornito gratuitamente questo meraviglioso microscopio da smartphone, per lo smartphone, per il nostro cellulare. Prima di continuare vi invito a iscrivervi al canale, cortesemente fatelo, perché ovviamente mi fate crescere e potrò portare sempre contenuti più interessanti, e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Detto questo, passiamo subito a una piccola descrizione di questo accessorio molto facile da utilizzare, molto semplice, sta in una tasca. È un microscopio, ragazzi, è proprio un microscopio. Si potrebbe, come dire, associarlo a una lente macro, ma va oltre, perché ci possiamo avvicinare veramente all'oggetto a 0 mm, visto che ha un LED interno. Andiamo a vederlo subito. L'accessorio è molto carino, poi vi metterò ovviamente il link in descrizione dove andarlo a acquistare. Costa veramente poco. Ringrazio ancora una volta gli amici dell'Apexel. Andate tutti quanti a vedere cosa c'è nella scatola, cioè andiamoci tutti insieme, volevo dire, andiamo a vedere cosa c'è nella scatola e poi vedremo come utilizzarlo. Si può anche utilizzare per fotografie molto creative. Andiamo a vedere cosa c'è in questa scatolina. Allora, no, ragazzi, è volata la foglia e sono dovuto andare a recuperare la foglietta, che la foglia, perché ci servirà ovviamente per prova, che è volata via, però l'ho recuperata colpa del ventilatore che ci irradia col suo vento. È storta la scrivania, non fare Steve Jobs, mi raccomando. Allora ragazzi, cosa c'è in questa scatolina? Bande tutte le ciance e tutte le scemate che spara Gennaro. Cosa c'è in questa scatola? Andiamola a vedere subito, cambiando ovviamente punto di ripresa. Allora, scatolina sempre molto curata per gli amici dell'Apexel. L'apriamo ovviamente, io l'ho già distrutto, lo sapete. Qua dentro c'è ovviamente un manualetto di istruzioni e se lo volete leggere lo leggete, se non lo mettete da parte come faccio io. All'interno c'è il nostro accessorio, la scatolina la mettiamo un attimo qui, volerà, non volerà, non lo so. Apriamo, plastica molto minimale, abbiamo il nostro accessorio, vedete che è molto semplice, molto facile il suo utilizzo, è molto come dire minimale, ma lo vedremo tra un attimo. Poi abbiamo la borsina con dentro ovviamente il pannetto per pulire le lenti. Questo, vi raccomando, sempre pulite le lenti del vostro cellulare quando fotografate. Le pulite le lenti della vostra macchina fotografica, bene, pulite anche queste. Allora, e poi abbiamo il cavetto di ricarica USB-C, molto moderno, come dire, perché USB-C. Quindi mettiamo via un attimo questo, mettiamo via anche questo che è la sua custodina, e andiamo a vedere nei particolari ovviamente il nostro accessorio. Quindi abbiamo la solita, diciamo, chiamiamola così, molletta per ovviamente alloggiare l'accessorio al nostro smartphone. Ha due posizioni, come vedete possiamo tirare su e giù a seconda della grandezza del nostro cellulare, benissimo. E sotto abbiamo qui, vedete che c'è proprio la scanalatura, qui abbiamo l'alloggiamento della ricarica, l'USB-C, come dicevo. Questo bianco non è altro che un LED a due diciamo gradazioni di luminosità, e questo è il tasto d'accensione. Adesso andremo a vedere, ovviamente collegandolo alla rete, vedere come cosa si accende ovviamente quando la ricarica. La lente della ricarica quando è scarico ed è in ricarica è rosso, e quando è carico ovviamente il nostro LED apparirà verde. Non ci resta che collegarlo alla rete. Io per praticità ho preso un cavetto più lungo, perché così ci arriva dal questo accessorio che ovviamente avete visto già in un altro video, spero che lo vediate, eccolo qua, lo metto più in qua, lo metto più in qua. Questo diciamo, chiamiamolo hub, ok, e comprese ovviamente spine e anche sciuco da una parte, lo metterò di nuovo in descrizione se vi interessa l'articolo. Molto comodo, perché io me lo porto in giro anche a Sori e posso ovviamente come dire fare tutte le cose e collegarci anche l'USB. Quindi andiamo a collegare il nostro cavo al nostro accessorio e vediamo le LED soprattutto che si accenderanno. Ecco qua, prendiamo e ce lo mettiamo qui. Io sapete che con i buchi non sono pratico, vedete che c'è la luce rossa che si accende, spero che la vediate, mi sembra di sì.
perché adesso si sta caricando, ma io in effetti l'ho già caricato e tra poco diventerà verde perché lo sapete che quando staccate la rete una cosa va giù di un po' la ricarica, poi dopo un po' si riaccende la luce verde, quindi adesso è rossa, ma possiamo utilizzarlo lo stesso. Come dicevo, quando ovviamente è carico il nostro accessorio diventa verde. Quindi adesso andiamo invece a provare. Diciamo a fare una macro, no? Una ravvicinanza. Ragazzi, io veramente è una cosa incredibile, non l'ho ancora usato, ma come dire, sono molto contento perché si possono fare delle cose carine. Andiamo a vedere cosa. Allora, mentre lo stacco dalla corrente rosso verde, ragazzi, non me ne vogliate, ok, non me ne vogliate. Lo andiamo a posizionare. Come si posiziona sul nostro smartphone? È molto semplice, lo sapete, ormai l'abbiamo visto tante volte. Le mollette di questo genere si posizionano in questo modo, cioè la fotocamera deve essere posteriore, ovviamente, non so se funziona anche nell'anteriore, ma non ci interessa. La posteriore è quella che ha più risoluzione. Si va semplicemente a inserire così, ok? Perfetto. Poi andiamo a fare ovviamente tutte le regolazioni del caso. Quindi dicevo, ora andiamo a azionare la nostra fotocamera e dobbiamo fare le regolazioni. Le regolazioni sono semplicemente dovute da spostare ovviamente su questa nostra slittina, se si sposta, sì, ok? E andare ovviamente a centrare nella fotocamera. Vedete che lo sto centrando piano piano finché non vediamo ovviamente che il nostro, diciamo, la nostra foto, la nostra immagine è praticamente sfocata. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo centrato praticamente il nostro obiettivo all'interno del nostro accessorio e possiamo iniziare a fotografare. Prima di iniziare a fotografare bisogna accendere il LED. Per azionare il LED si preme lungo una volta e il LED si accende. Vedete che abbiamo due, guardo di là, scusate che ovviamente per la ripresa. Sempre lì, vedete, abbiamo due gradazioni, più bassa e più alta. A seconda di quello che volete fotografare, ovviamente l'azionate. Non ci resta che fare una prova. Io ricentro un po' il tutto perché l'ho mosso. Come dicevo, non so se l'ho già detto o meno, lo dico, andare a mettere il nostro oggetto sul piano e il telefono tenerlo più in orizzontale possibile quando lo si appoggia per avere una migliore messa a fuoco e ovviamente una migliore foto. Io vado a posizionare la mia foglietta sul tavolo, attenzione che non faccia volare il ventilatore e andiamo a appoggiarci sopra e vediamo di fare un primo scatto. Eccola qua, la mia fogliolina. E mettiamo sopra il nostro accessorio. Guardate un po', io l'ho messa in piatto, proprio piatto piatto, ok? Molto piatto. Vado a mettere a fuoco, anche a bloccare se vogliamo, ok? L'ho messa a fuoco. Togliamo l'HDR, che vabbè, lasciamo tutto così. No, non c'è l'HDR. Ok, abbiamo fatto una prima foto. Adesso la giriamo dall'altra parte, ma non è che sia diversa, però andiamo a fare un'altra foto. Guardate qua. Andiamo a vedere un po' il risultato finale, ragazzi. Vediamo un po' cosa ne pensiamo di questo microscopio. Guardate un po' che roba, che roba. Adesso metto la mia fogliolina qua sotto perché vola e vado a prendere una pietra. Ok, una pietra. L'appoggio ovviamente con le mani perché non ce la faccio a mettere con. Non ce la posso fare. Vedete che non essendo in piano, ok, è meglio tenerla in mano così e poi andare a vedere di trovare. Sembra la luna, guardate. Sembra la luna. Cazzesco. Non essendo piatta questa immagine qua. Vediamo un po'. E non è tanto a fuoco, però diciamo che si è spostato anche l'obiettivo. L'andiamo a rifare perché vediamo che succede. Vediamo un po'. Vedete che non essendo piatta, la messa a fuoco è molto difficile. Vediamo. Beh, non rende come la foglia, però diciamo che sembra quasi una luna, ok? Una volta che abbiamo terminato, spegniamo la luce perché se no si scalda. Ragazzi, io non lo so, a me questo oggettino non mi dispiace perché è
è simpatico da utilizzare. Certo, possiamo, ovviamente ognuno di noi troverà la giusta collocazione da utilizzo, come dico sempre. Ovviamente è un oggettino, diciamo, che va preso come così, com'è. Allora, in conclusione, io direi che è un accessorio simpatico da poter, diciamo, fare diciamo, delle macro un pochino più sofisticate, forse, diciamo, visto che possiamo andare veramente a veramente 0 mm. Ragazzi, sono accessori che trovano, ok, il tempo che trovano, non so come si dice, il tempo che lasciano, non so come si dice questo proverbio, però diciamo non diamoci troppo peso a diciamo essere pignoli, nel senso di dire però non fa, è una cosa da 34 euro, ragazzi, non possiamo pretendere mai cose, diciamo, che vadano a una qualità pazzesca, se no ci compriamo un microscopio da 300, 400, 500, 1000 euro e facciamo tutti, ok, no, i chimici e i laboratorioni che possiamo essere. Quindi, come dico sempre, accontentiamoci per quello che è, per quello che si può fare, non ci lamentiamo sempre, ok? Quindi io l'ho trovato carino, simpatico, ringrazio ancora gli amici dell'Apexer che me l'hanno inviato, spero che mi invino altri prodotti per poterveli portare così e divulgare, e se volete ovviamente li acquistate per divertimento oppure per qualcosa di creativo. Vi invito a iscrivervi al canale nuovamente e azionare la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò. Con questo vi ringrazio e vi mando al prossimo video e mi raccomando, microscopiamoci tutti. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!